Penitenza. Se insisti. Ti sfido a fare adesso, davanti a noi, quello che ti ho visto fare. Davanti a lei. Chi? Non so di cosa stai parlando. Oh, sì che lo sai, cucciolotto. Penitenza. Benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di un film che avete votato voi stessi nelle mie Instagram stories. Il film in questione è The Dreamers, un film di Bernardo Bertolucci, ma prima di iniziare con la recensione, sigla. Dreamers è un film di Bernardo Bertolucci, uscito nel 2003, ed è probabilmente uno dei film con all'interno delle tematiche culturali totali, nel senso che troviamo musica, troviamo film, troviamo cultura, arte, di tutto all'interno di questo film, ed è probabilmente una delle più bellissime dediche al mondo dell'arte, al mondo del cinema, fatte mai dal regista probabilmente. Io qualche anno fa vidi al cinema il film di Woody Allen, Rick Fiennes Festival, se non erro, che era comunque una dedica ai registi che l'hanno plasmato, l'hanno formato nel corso del tempo. Però qui in Bertolucci troviamo un film che, per quanto mi riguarda, è un gioiellino. È un film fatto talmente bene che ogni scena è un'opera d'arte, ogni scena è un quadro, e mi dispiace tra l'altro che questo film venga colto con una chiave di interpretazione secondo me è sbagliata, perché vedo che negli ultimi anni è diventato abbastanza commerciale, lo vedo comunque diciamo ripostato da diverse persone, e molte persone lo conoscono, però non hanno capito che questo film deve arricchire la persona. Non ci si può fermare sulla superficie, cioè la storia d'amore tra Theo, Isabelle e Matthew, i tre protagonisti, i tre cinefili, e stanno a vedere, diciamo, la superficie. No, questo film deve arricchire le persone. Perché? Perché troviamo nella musica spettacolare, troviamo i The Doors, troviamo Jimi Hendrix, troviamo Bob Dylan, troviamo tutte le colonne sonore, tutte, troviamo delle colonne sonore dei film della Nouvelle Vague, Pierrot Le Fou, Fino all'ultimo respiro, troviamo le scene di questi film, troviamo anche delle citazioni importanti come quella che, me la sono segnata questa qui ovviamente, questo film fatto da Nicholas Ray, Gioventù Bruciata, con un grandissimo James Dean, lo stesso Theo dirà a Matthew che Godard dice che Nicholas Ray è il cinema. Bellissima, una frase spettacolare. E quindi ribadisco, questo film deve per forza di cose lasciare qualcosa agli spettatori che lo guardano e far sì che poi ovviamente a livello personale qualcosa possa cambiare. Cioè, i film che sono all'interno probabilmente molte persone non li hanno nemmeno visti, i film che vengono citati. Quindi è un invito di Bertolucci di arricchirsi, di andare incontro all'arte, di andare incontro alla cultura, e di far sì che diventa parte della nostra vita, far sì che quella cultura non sia semplicemente uno sfondo che possiamo vedere normalmente, ma che ne faccia parte, che sia intrinseca dentro di noi, che ogni giorno noi dobbiamo sostanzialmente ritrovarla quest'arte. Tanto che cosa fa vedere Bertolucci in questo film? Tre cinefili che cosa fanno? Si chiudono in casa e danno l'inizio a questo scorrere del tempo pieno di arte. Che film? Vedremo la stessa Isabelle che prenderà le forme, le sembianze della Venere di Milo. Praticamente diventano un tutt'uno con l'arte stessa, ok? E qui comunque il film prende una piega ovviamente interessante. Io, come ho detto prima, ogni scena di questo film è un quadro, quindi non bisogna solamente soffermarsi al lato della storia d'amore. Sì, che bello, ci sono questi tre che si uniscono, che sembrano innamorati, sì, ok, ma bisogna scavare più a fondo. Non ci si può fermare a questo lato puramente estetico
perché il film ha contenuto, perché in questo film troviamo del contenuto importante, c'è sostanza, c'è contenuto e bisogna cercare di analizzarlo. E proverò insieme a voi a cercare di farvi capire quelle che sono state le mie riflessioni e delle chiavi di lettura che magari vi possono servire. Cominciamo col fatto che questi ragazzi sono in un periodo storico del 68, un periodo storico di rivoluzione, un periodo in cui i giovani cominciano ad aver parola, a cercare di avere parola nel contesto politico e sociale e anche culturale. Perché? Perché nel film si vedranno questi giovani protestare perché il direttore della Cinémathèque a Parigi viene cacciato e a loro non sta bene, quindi decidono di protestare. Vedremo una delle scene iniziali in cui ci sarà Isabelle che si lega, addirittura in realtà fa finta, al cancello della Cinémathèque come proprio segno di protesta. E quindi già è un contesto di rivoluzione. Poi cosa accade? Che questi ragazzi si incontrano, Matthew verrà invitato nella casa di questi due gemelli siamesi, perché sono gemelli, sono fratelli. Troisième étage! Troisième étage! Ci trovavamo tutti in ascensore! Dio è buono, è contagioso! Qua? Siamo contagiosi! Contagiosi? Compa, chi nous attaque? E verrà a contatto con questa famiglia comunque altalocata, borghese, perché abitano in una casa molto grande, sono persone, diciamo, si vede a livello culturale, hanno un certo livello appunto di cultura, il padre è un poeta, uno scrittore, che ovviamente arricchirà questa cena che loro fanno, dove tra l'altro vedremo un Matthew che prenderà appunto un accendino e dirà, farà vedere questa cosa delle proporzioni, cioè che questo accendino in realtà ha un senso perché si collega col naso, con la tovaglia, con gli alimenti sul tavolo, come se ci fosse una certa armonia nel mondo, in contrasto col film stesso, perché il film stesso è nel caos, è ambientato in un periodo di caos. Matthew non vuole vedere questo caos perché lui dice che c'è una certa armonia, quindi ci sarà fin dall'inizio uno scontro tra, vedremo Theo e Isabelle che sono lì a fumare, totalmente disinteressati, totalmente, in realtà cominciano a interessarsi quando Matthew parla e capiscono che è interessante e che potrebbe essere una persona degna dei loro giochi, un po' perversi, un po' sadici. E quindi vediamo già che Matthew è in contrasto con gli altri due, perché lui vede l'armonia nel mondo. Theo e Isabelle non la vedono questa armonia, tanto che Theo litigherà col padre perché dirà, insomma, che loro devono in qualche modo essere ribelli, se c'è un diritto che a loro viene violato, loro devono reagire, devono fare qualcosa, e il padre in contrasto. E qui entra un'altra tematica, oltre appunto alla differenza tra i personaggi, di chi pensa che ci sia armonia e chi pensa che ci sia in giro totalmente il caos, la tematica relazionale con i genitori, classica tematica ovviamente del padre e il figlio, della difficoltà di comunicazione, di questa difficoltà appunto del padre di capire il figlio e del figlio di poter capire il padre. Era molto colpito. Papà dice un sacco di cazzate. Secondo me siete fortunati. Io vorrei che i miei fossero così simpatici. I genitori degli altri sono sempre più simpatici dei nostri. Questo bellissimo siparietto tra i tre messi al buio, mentre finiscono appunto di dialogare, e ci sarà anche una scena in cui Isabelle si brucia i capelli, ed è una scena reale che Bertolucci ha voluto tenere quando si brucia i capelli, ed è bellissimo quando i registi cercano di integrare anche con la realtà, con quello che succede sul set, cercano di farlo vedere nel film. Detto ciò, poi loro appunto si chiudono in questa in questa casa, perché i genitori partono, e fin da subito vediamo questo rapporto un po' strano tra questi gemelli siamesi, tanto che Matthew, quando si alza di notte per andare in bagno, li vede coricati insieme, totalmente nudi. Un po', e lui è un po' forse anche spaventato. Io devo dire che la prima volta che ho visto questo film sentivo fin da subito queste note di stranezza. C'è qualcosa un po' strano, questi due fratelli che sono molto affascinanti. Ah,
ogni scena è un quadro. Cioè questi corpi messi, Bertolucci è bravissimo nel far vedere questi corpi appunto posizionati in quel modo, nudi, stesi, e quindi si capisce già che i due hanno un po' un rapporto abbastanza, come si dice, inusuale per essere due fratelli. Ok. Sono così rosse e piene, sensuali. Però loro sono gemelli siamesi, Teo lo dirà, sono collegati qui, sono gemelli siamesi, sono collegati nella testa. E quindi c'è questa tematica anche dell'incesto, che però secondo me è superficiale, è poco rilevante e non ha così tanta importanza. Perché? Perché poi ovviamente utilizzeranno meno. Piano, Magliano, ho paura! Un salto alla Cinematheque, non si sa mai. Ok? Non metterci troppo tempo. Non ti preoccupare, no. Non ho molta roba. Con noi non ti serve molto. Ok? E, diciamo, loro fanno questi giochi perversi dove mimano un film e lui deve indovinare che film è. Ribadisco, poi scene bellissime. Cioè, Bertolucci mette le scene di questi film vintage spettacolari e loro si divertono a ricreare queste scene. Cosa fai? Imprimo questa stanza nella mia mente. Secondo me una delle scene più belle è quando lei toglie il sonno dagli occhi di Matthew, quindi lo sveglia così, glielo lecca. Tra l'altro lì si capisce, gli dice lo faccio con Teo tutte le mattine, quindi si capisce già che tra i due c'è un rapporto molto più spinto, ok? E quindi loro ricreano queste scene, proprio da cinefili, cioè quante volte può capitare a una persona veramente cinefila che ridice le battute, che si comporta in un certo modo. A me personalmente succede, cioè mi diverto anche a farlo con persone che però ovviamente poi non colgono il senso, infatti dico ah vabbè non l'hai visto quel film, lascia stare, oppure io tipo metto le canzoni in macchina dei film e io dico sempre di che film è questa canzone. Ovviamente non metto una penitenza come fanno loro, però mi diverto a chiederlo e molte volte nessuno capisce, però vabbè, purtroppo è così. Quindi loro si richiudono in questa casa e qui vivono, c'è questa divisione tra realtà e immaginazione, perché fuori da casa loro c'è una rivolta, c'è una protesta, il mondo insorge, c'è il caos, mentre dentro casa loro c'è l'arte, c'è un'immaginazione, perché loro si divertono insomma a mimare queste scene, a rinchiudersi in casa. Lo stesso Matthew dirà, ci siamo chiusi in casa, non sapevamo più se fosse giorno o notte, ma nemmeno ci interessava, cioè noi volevamo stare chiusi in questa casa, isolarci dal mondo totalmente. E qui c'è anche una contraddizione, perché Teo e Isabel, secondo me, non sono neanche tanto interessati a stare con il caos. Lo fanno forse per una presa di posizione, ma a loro interessa probabilmente stare chiusi in casa e non prendere posizione. Questo è appunto un aspetto contraddittorio. Detto ciò, poi li vedremo appunto che riuscire a superare quel famoso record di Banda Parta, sempre un film di Godard. E poi cosa accade? Che i giochi cominciano a diventare sempre più spinti, perché Teo mimerà una scena di Scarface e chiederà poi a Matthew di fare appunto di copulare con Isabel, e qui comincia a diventare insomma abbastanza controverso il film, nel senso che si comincia già a vedere questo aspetto abbastanza sessuale, appunto intrinseco di sessualità, anche se prima Isabel fa masturbare Teo di fronte a una foto, se non sbaglio, di Marlene Dietrich, se non erro, e qui ripeto c'è questa sessualità che Bertolucci mette nel film spettacolare in una maniera appunto da pittore. Ok, perché veramente si potrebbe fare un quadro in queste scene che fa Bertolucci. E tra l'altro, ripeto, bisognerebbe cogliere in questo film tutte le citazioni, tutte le musiche, perché ripeto, le colonne sonore
del film, probabilmente forse alcuni non lo sanno nemmeno, ma sono dei film della Nouvelle Vague. C'è ricorrente la colonna sonora di Pierrot Le Fou, di Godard. Questa colonna sonora molto, come si dice, angosciante, ok? Che viene messa in scene in cui Matthew e Theo si scontrano su questi temi politici, la famosa frase «Books, not guns, culture, not violence». Libri, non armi. Cultura, non violenza. Non riesci a vedere che bellissimo film epico sarebbe? Forse. Ma è facile dire libri, non armi. Però non è vero. È appunto la frase che caratterizza Theo, no? Quella di dire, appunto, io preferisco i libri alle pistole, la cultura alla violenza. In realtà non è così, e lo vedremo alla fine quando lascerà Matthew da solo per andare a scontrarsi contro la polizia. È un anarchico, non è vero che gli interessa della cultura e di queste cose, perché poi alla fine si unirà alla violenza, al caos, ovvero manifestare contro la polizia, lanciare una bottiglia piena di alcol verso il fuoco, verso la polizia. Tanto un momento, questo lo fanno loro, non è quello che facciamo noi, noi usiamo questo e questo, noi facciamo così, fai così. Ok? E Matthew glielo fa notare, dice, guarda che tu non sei così, non è vero che tu sei così, sei una contraddizione unica, preferisci stare in queste case e bere vini costosi, guardare film, però non sei lì fuori, non sei lì fuori tu a combattere. E quindi si vede come, secondo me, c'è una contraddizione di fondo di questi personaggi, perché sono giovani, non sanno bene quello che devono fare, si vede qui forse una immaturità, appunto, del giovane che si fa trasportare dal mondo circostante ed è preda, appunto, di quello che accade all'esterno, ma non ha una sua idea personale. Invece Matthew ce l'ha, perché nonostante ci sia un caos totale in giro per le strade di Parigi, lui ha una sua idea. Dice, è sbagliato, non si deve fare questa cosa. Che si possa dire al governo? Oh, no, mi dispiace, io sono contro la violenza, non sono d'accordo con la vostra guerra, forse okay, in Francia. Okay. Ognuno è responsabile. In America ognuno, ci devi andare, e se ognuno. Non ci vai, okay, okay, ti mandano okay, in galera. Ok, va bene, io preferisco andare in galera, invece di ammazzare la gente, Matthew. Io preferisco andare non in galera. Non capisci. E comunque, ripeto, c'è questo contrasto tra i due personaggi, lo vedremo anche solamente per dire chi è più bravo tra Chaplin e Keaton. Prima cosa, non puoi negare che Keaton sia più comico di Chaplin. Sì che lo nego. Tu non pensi che Keaton sia più comico di Chaplin? Penso che nessuno sia più comico di Chaplin. Keaton è più comico, perfino quando non fa niente è comico. E sembra Godard. Ripeto, Bertolucci fa un film, ripeto, totale, lo definisco totale, sotto ogni punto di vista culturale, musica, ripeto, Jimi Hendrix, The Doors, Jim Morrison, Bob Dylan, le colonne sonore, i film che mette, cioè è una dedica totale al cinema di Bertolucci, contestualizzata a dei personaggi che sono molto contrastanti tra di loro. E tra l'altro poi vedremo la scena, una delle scene finali in cui nella notte di Isabel si sveglia, decide di suicidarsi insieme a Matthew e Theo, ovviamente inconsapevoli, aprendo questa canna del gas, forse perché capisce, questa è una chiave di lettura, forse perché capisce che i genitori hanno in qualche modo compreso che loro forse hanno questo rapporto, appunto, di incesto insieme a Matthew, perché i genitori torneranno a casa e li vedranno tutti nudi dentro questa tenda. Molte persone dicono che Bertolucci non affronta bene il contesto storico, ma non lo deve affrontare il contesto storico, cioè lui lo fa vedere il contesto storico politico, ma non è quello, non è un film che vuole essere politico, non è La cinese di Godard che affronta il comunismo e tutte queste tematiche, non deve essere quello, deve far vedere questi ragazzi con le loro problematiche, deve far vedere la cultura che c'era in quel periodo e riportarla allo splendore, perché il film è uscito nel 2003, non è uscito negli anni 70-80, è uscito nel 2003. Parliamo di, tra virgolette, pochi anni fa. E quindi Bertolucci fa probabilmente questa dedica, vuole lasciare qualcosa pieno di, appunto, intrinseco di arte. E ci fa capire come l'arte deve essere parte della nostra vita. Dobbiamo stare insieme all'arte, dobbiamo cercare di renderla partecipe, come fa
Isabelle quando si spoglia e imita la Venere, ok? Come fanno appunto questi giochi che cercano di imitare questi film. E quindi ribadisco, è un film che secondo me bisogna vedere, è un inizio per diventare forse cinefili. Perché? Perché da questo film poi tu puoi andare a informarti, a vedere che film ha fatto vedere Bertolucci, ha fatto vedere Greta Garbo, ha fatto vedere la Marlene Dietrich, ha fatto vedere Band Apart. Ok, andiamo a recuperarci Godard, andiamo a prendere Band Apart. Non soffermarsi sulla storia d'amore di questi tre personaggi, storia d'amore, che amore non è, che amore non è perversione, è dipendenza, è noia. Sono questi tre aspetti, non è una storia d'amore, perché trovano un ragazzo così per strada alla Cinematech, già l'avevano già notato, perché gli dicono ma io ti ho già visto qui e ci chiedevamo perché fossi sempre da solo, poi lo prendono, lo portano a casa e capiscono che poteva essere al loro livello di interesse, ok? Però non è amore quello, glielo dirà Matthew quando chiederà loro due ma voi mi amate sì o no? E loro non rispondono. Perlomeno sì, ti amiamo, come differenza, non gliene frega nulla di me. Lo dovete dire per primi. Non possiamo, Matthew, l'hai già detto tu per primo. Perché così? Perché sarò sempre io il primo a dirlo? Oh, povero Matthew. Oh. È vero che ti amiamo moltissimo. Non voglio essere amato moltissimo, voglio essere amato. Un passatempo, un po' per noia, infatti poi lo abbandoneranno alla prima occasione di violenza e di rivoluzione, ma non hanno un reale interesse per Matthew. Matthew è molto più pieno di passione, pieno di sentimento e anche forse più razionale, perché di fronte alla polizia che lo vede come una figura autoritaria non va a lanciargli la bottiglia. Theo è quello più forse anarchico, però... dimostrerà in Theo è un personaggio veramente difficile da decifrare, forse impossibile da decifrare, perché è una contraddizione unica, non ha un senso Theo. Theo è il caos, non ha un senso, ok? Isabelle è frutto di quello che fa Theo, infatti Theo la prenderà e lei lo seguirà, e Matthew ovviamente guarderà questi suoi due amici che lo abbandonano lì, E lo lasciano e lui se ne andrà da questa rivoluzione di questi giovani che cercano di battere. Bellissima la scena finale che poi termina con i titoli di Coda, con una bellissima canzone di Edith Piaf, e questo film, ribadisco, io l'ho rivisto due giorni fa, appunto per fare questa recensione, e avevo i brividi praticamente, perché a me ricorda molto questo film, mi ricorda un periodo, appunto il periodo iniziale in cui io stavo diventando appassionato di cinema, ed è stato come appunto immergermi in questi anni in cui io ho rivisto tutti quei film che Bertolucci fa vedere, sono venuto a conoscenza di anche solo di Godard. È sbagliato cercare di razionalizzare sempre tutto, come ci insegna Kubrick. Cercare di razionalizzare qualcosa forse è sbagliato, e forse è la stessa chiave di lettura che si può avere in Theo. Cercare di razionalizzare il personaggio Theo forse non si può nemmeno fare, fondamentalmente. E quindi, niente, io concludo qui questa recensione col fatto di cercare di approfondire gli aspetti che Bertolucci mette nel film e non limitarsi alla storiella finta d'amore tra i tre e limitarsi alla superficie. Ah, che bello dal punto di vista estetico, ah, si vede, cioè quello fa parte del film, per carità, dà l'idea, è un quadro, cioè per me è un valore totalmente aggiunto, però andate a scovare veramente quello che vuole farvi vedere Bertolucci, l'arte, la cultura, la musica, riprendetela. E poi, una volta che l'avete presa, cercate di far sì che faccia parte della vostra vita. Spero di appunto avervi dato un'ottica generale di questo film, lo riprenderò come ho ripreso altri film, e quindi niente, vi invito a rivederlo. Noi ci vediamo a una prossima recensione, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale, lasciate anche un mi piace,
Vi dico di seguirmi su Instagram perché farò dei sondaggi per scegliere il film appunto di cui parlare successivamente. Quindi noi ci vediamo alla prossima recensione e viva il cinema! Isabella, così ti fai male, smetti! Così ti fai male, Isabella, così ti fai male! Che sei tu? Come? Come che sono io? Come sarebbe a dire? Che cosa ti fai in camera mia? Tu volevi... Vattene! Vattene via! No! 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 No!